prima conferenza stampa che dà inizio al Festival della Canzone Italiana. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha dato il benvenuto agli oltre 1300 giornalisti presenti in sala stampa e allo staff del Festival di Sanremo. Il conduttore del festival, Carlo Conti, ha dedicato gran parte del suo intervento alla città che lo ospita e che da qualche giorno lo ha nominato amico di Sanremo. In sala stampa il conduttore ha chiesto un applauso per la città dei fiori. Questo è il mio secondo festival, personalmente sono molto contento, oggi è una giornata molto importante, forse la più importante di tutte, perché primo è il compleanno del mio figliolo. Secondo, perché finalmente sentirò su quel palco tutte e 20 le canzoni insieme in una rapida sequenza, perché finalmente tutte insieme proveranno sul palco dell'Ariston, quindi sarà la prova più importante. Credo dalle 3 in punto inizieremo le prove. E poi, insomma, perché in qualche modo è la cosa più importante, non ci dimentichiamo mai, lo ripeto sempre, che per me la ciccia sono queste 20 canzoni, anzi le 28, perché ci aggiungo anche le 8 canzoni dei giovani, e quindi anche quest'anno sono soddisfatto della scelta fatta e spero che, come è successo lo scorso anno, le canzoni del festival poi saranno trasmesse in radio, diventeranno nostre, ascoltandole di giorno in giorno, di settimana in settimana. Al mio fianco ho l'eccellenza dello spettacolo italiano e non solo, tante sfaccettature diverse, dal mondo del cinema a quella della comicità fino alla bellezza maschile di Gabriel, che ringrazio particolarmente. Ringrazio particolarmente la città di Sanremo. Io sono stato nominato qualche giorno fa amico della città di Sanremo, sono onorato di questo, la considero una mia seconda casa. Per scherzo ho detto, adesso mi chiederanno l'IMU, ma la cosa importante è che ancora una volta, più che mai, in questa occasione, quest'anno, ho sentito l'affetto, ho sentito l'attenzione che i sanremesi e in generale tutti gli italiani hanno rivolto a noi, in particolare a Gabriel. Quindi permettetemi personalmente di fare un applauso alla città di Sanremo, che ha saputo coccolarci e accoglierci nel modo migliore e dimostrarci tutto l'affetto possibile e immaginabile. Grande attesa per la prima uscita pubblica di Gabriel Garco dopo la tragedia di lunedì scorso. Questa mattina l'attore era in sala stampa all'Ariston Roof insieme allo staff della Rai, ma le domande su quanto è successo a Villa del Sole sono state subito stroncate dall'intervento del direttore di Rai 1 Giancarlo Leone. Allora, ciao a tutti, niente, volevo che dire, io non vedo l'ora che sia domani sera, che inizi il festival, di essere sul palco, perché i momenti più belli che ho passato in questi giorni sono stati sul palco durante le prove. Mi è piaciuto tantissimo l'affiatamento che si è creato con noi quattro sul palco, ma anche dietro le quinte. Poi a me piace molto scherzare dietro le quinte, giocare un po' con tutti. Voglio picchiare Fasulo, da tutti questi giorni che lo inseguo per picchiarlo, scherzo. E quindi mi piace molto la famiglia che si è creata in questo momento con Mamma Rai. Sono orgoglioso di farne parte, non smetterò mai di ringraziare Carlo e chi ha deciso. E poi questa è una domanda che ancora ti devo fare, te la farò in privato. Quindi grazie a tutti e basta. In conferenza stampa anche Virginia Raffaele e una sempre più emozionatissima Maddalena Ghenea, le due bellezze femminili che saliranno sul palco del teatro più famoso al mondo. Che dire, sono molto, molto contenta, ovviamente siamo tutti, no, la cosa bella è anche è che comunque le prove e l'impegno è sempre parallelo a un divertimento, almeno io tendo a viverla così. Poi ecco, condurre insieme a Carlo è una bella esperienza, è un po' come, cioè un po' come andare, che ne so, in macchina tipo con Hamilton, non è che dici guarda avanti, ti fidi, vai e va lui, perché è talmente... Ovviamente il riferimento era per il colore della pelle, no? Con Hamilton. Però no, è un'esperienza nuova ovviamente, e sto cercando di... Ma io ho un po' una sensazione particolare, nel senso che non credo di aver veramente metabolizzato il fatto che io sia qui,
non ho capito bene ancora, secondo me, perché la vivo come in terza persona, come fuori dal mio corpo. Come mai, Carlo, questa cosa? È normale? Normalissimo. Tutto normale, va bene, è tutto sotto controllo. Buongiorno a tutti. Madonna, siete tantissimi, veramente tanti. Sono emozionatissima, sono felicissima, devo ringraziare tutti. Ringrazio tutte le persone che stanno dietro a questa macchina gigantesca. Io dal divano a casa, quando guardavo Sanremo, non immaginavo che ci sono tutte queste persone, che c'è veramente tanto da lavorare, come dice Carlo nello spot, tantissimo da lavorare con delle persone meravigliose.